Giunge alle battute finali l'anno santo della Sacra Spina all'interno della diocesi di Andria, un anno giubilare indicato da Papa Francesco per la ricorrenza del 25 marzo, anno giubilare che si concluderà il 3 aprile, ma che in questi ultimi 2 mesi ha tantissime attività in preparazione. Con il mercoledì delle ceneri comincia la quaresima e comincia anche questa fase finale dell'anno giubilare che abbiamo vissuto in una maniera molto intensa, con numerosi appuntamenti che hanno riguardato la fede e la testimonianza della carità, così come il nostro vescovo ha voluto sin dall'inizio. Non un'attesa soltanto del miracolo in sé, ma un anno in cui il popolo di Dio è stato accompagnato a vivere e ad arrivare al 25, alla data del 25 marzo. Anche in questa fase finale una serie di appuntamenti molto ricca e molto variegata. Il 12, venerdì prossimo, ci sarà l'inizio comunitario della Quaresima a livello diocesano. Tutta la diocesi si ritrova alle ore 19 in cattedrale con una santa messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Calabro. Domani apertura della Porta della Misericordia presso l'Ospedale Civile di Andria, un altro importante appuntamento. Il nostro vescovo ha voluto, in linea proprio con quanto Papa Francesco vuole di una Chiesa che sia allo stesso tempo orante e missione. Poi una serie di appuntamenti culturali, un concerto sinfonico sulle ultime sette parole di Cristo di Haydn, e due spettacoli teatrali. Gli appuntamenti durante i mercoledì di Quaresima, che sono incontri testimonianza, e poi l'importante appuntamento della settimana biblica è l'ottava per la nostra diocesi, e anche in quest'anno un'attenzione particolare alla parola di Dio. C'è stata forse la parola, ecco, che si può utilizzare per questo anno giubilare è stata sicuramente la partecipazione, una riscoperta anche di questa partecipazione all'attività. Sì, veramente grande partecipazione, anche i giubilei di categoria, per i quali prossimi ci sarà un giubileo della carità, del mondo Caritas, un giubileo del mondo della scuola. Si sono già celebrati altri giubilei, quello dei catechisti, delle aggregazioni laicali e degli operatori della sofferenza. E in realtà veramente grande partecipazione, anche le celebrazioni liturgiche, veramente tutta la comunità sta partecipando in una maniera molto viva e presente alle varie proposte che durante questo anno sono state fatte. Possiamo dire che la comunità, è in qualche modo anche pronta adesso ad accogliere eventualmente quello che potrà essere il miracolo del 25 marzo. Beh, noi ci auguriamo di sì, in realtà è un evento che attendiamo, è un dono che noi continuiamo a chiedere al Signore. Ecco, questo, ripeto, il nostro vescovo ha voluto sin dall'inizio che non ci fosse sensazionalismo rispetto a questa attesa, al miracolo. In realtà i frutti sono già in questo percorso che è stato fatto e quindi noi continueremo a pregare e ad attendere con fede che il Signore ci dia questo segno. Da Andrea per Viva Svea 24, Stefano Massaro.